se noi intendiamo la rivoluzione e la ribellione, beh, rivoluzione è Copernico, eh? Ma la ribellione, che è qualcosa di più, diciamo, intimo, ecco. La ribellione ha milioni di anni, la rivoluzione molto meno. Sostieni questo, che le ideologie e i pensieri forti sono crollati. Sì, sono l'espressione di una cultura, di un periodo della storia. Quindi un'ideologia per un secolo, due secoli, tre secoli può essere alla pace, di cavalcare il cambiamento, eccetera. Poi improvvisamente, ora oggi stiamo assistendo alla nascita di una civiltà completamente diversa. Quella di cui mi sono occupato in quegli anni non esiste più. Quando incontro i grandi rivoluzionari di allora, li trovo per strada con la moglie e due bambinetti per mano, mi rendo conto che come rivoluzionari sono morti da anni. Sono espressioni e cercano di far passare valori di una società che non c'è più. Cioè raccontano il passato credendo che sia il futuro. E questo era tipico anche degli studenti. Noi ci stiamo organizzando, stiamo lavorando, siamo autonomi da tutto e da tutti. Combatteremo e correremo tutti i rischi necessari. Tu non fare il furbo. Il 79 sarà l'anno giusto per una rivolta generale. In molti si uniranno a noi. Il progetto ha i suoi punti deboli, ma tutto sarà organizzato con cura.